Il Novara ospita l'Albino Leffe allo stadio Silvio Piola, la 12ª giornata di Serie C del Girone A. L'ultima vittoria del Novara Piola contro l'Albino Leffe risale al 29 settembre 2019, un digiuno troppo lungo per la squadra di Gattuso, che in primis oggi ha l'obiettivo di trovare la prima vittoria stagionale. Match che inizia subito in salita per i padroni di casa, che vanno subito sotto. Arrighini si allarga, la mette dietro per Dumbia, che a rimorchio arriva e col destro fa male subito alla difesa del Novara, ritrovando il gol con questa maglia. Albino Leffe che insiste e che trova anche il gol del raddoppio. Arrighini viene steso in area da Boscolo Palo. Calcio di rigore assegnato agli ospiti al minuto 5. Fa tutto molto bene Arrighini, che poco dopo realizzerà dagli 11 metri, spiazzando il classe 2001 del Novara, facendo il 2-0 e segnando il suo secondo gol stagionale. Freddissimo il centravanti dell'Albino Leffe, ne subito ha messo le cose in chiaro. Questa è la risposta del Novara al minuto 9. Calcio di punizione respinto da Marietta, conclusione tentata da Caradonna. Insiste però la squadra di Gattuso, altra conclusione tentata ancora una volta dal terzino destro dei padroni di casa, che però non riescono a far male alla difesa dell'Albino Leffe. Minuto 35, colpo di testa pericoloso, questa volta tentato da Riccardo Gatti su calcio d'angolo in chiusura di primo tempo. Novara va vicinissimo al gol del 2-1, colpo di testa tentato dal numero 30 Migliardi. Poi nel secondo tempo occasione tra i piedi di Rosetti, non sfruttata, poi conclude così il numero 27, respinge il muro di Lopez. Minuto 51, grande azione dell'Albino Leffe, vicino ancora alla terza rete del match, sempre con Issa Dumbia ispirato quest'oggi. Novara che non riesce a riaprire la partita. Minuto 69, questa volta l'occasione tra i piedi del subentrato Bagatti, vicinissimo alla rete del 2-1. Novara che non riesce a riaprirla, Albino Leffe invece che va vicino al tris. Tentativo di Zoma che sbatte sul palo. Minuto 81, colpo di testa arrivato da parte di Scappini, vicinissimo alla rete del 2-1 nel finale. Poi a pochi secondi dalla segnazione del recupero, Zoma viene tirato giù in aria, lo stesso Zoma che dopo 8 giornate torna a segnare, e lo fa qui al Silvio Piola, realizzando il 3-0 per l'Albino Leffe, che mette fine al match e porta a casa 3 punti importantissimi per la classifica. Sale a quota 16 la squadra di Lopez in campionato. Questo è il 6° risultato utile consecutivo, la 2ª vittoria di fila per l'Albino Leffe.